Andiamo avanti, mica dura solo l'infanzia, l'adolescenza, no, andiamo avanti, magari ci sarà qualche signore di mezza età che sarà mamma di 84 anni, a cui ha telefonato prima, dice dove vai, vado a sentire Crepè, beh hai messo la maglietta perché... è un bravo ragioniere, ha 50 anni, però ancora non lo vedo così maturo, ha bisogno ancora di me, poverino, beh io penso che sia meglio essere orfani. Che avere dei genitori così. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnarti a volare, non è un ricattatore, non è uno che spera che tu rimanga in casa fino a 60 anni così diventi finalmente una specie di badante gratis degli anziani genitori. Questo è egoismo, non c'entra niente con l'amore. L'amore è vederli volare, andare da fare qualcosa. Telefonato dell'italiano medio al figlio in Erasmus. Prima domanda, fa freddo? Perché Erasmus si svolge solo in paesi artici, come voi sapete. Quindi è molto giusto chiedere se fa freddo, perché qua non fa mai freddo. Seconda domanda, fondamentale, cosa hai mangiato? Ma perché siete così? Perché siete così cattivi? Già ne facciamo pochi di figli. E quei pochi li distruggiamo? Perché non parli con tuo figlio di felicità? Perché non chiedi, stai godendo come un riccio? Perché bisogna godere nella vita. Non è mica una roba brutta godere. Vuol dire che c'hai un'idea. Hai una fantasia, c'hai un sogno e ci stai correndo dietro. E se il tuo grande capitano ti dice vai, figliolo, vai, che te ne frega del toast, vogliamo parlare mezz'ora del toast, o vogliamo parlare delle cose belle della vita, che sono altre, però sono inquietanti, perché poi troppa felicità fa paura, vero? Ci piacciono quelli un po' infelici, lo diceva anche Longanesi, vissero infelici perché costava di meno. Ecco, c'è tanta gente che tutta la vita ha risparmiato pur di essere infelici, perché abbiamo capito che la felicità, come il coraggio, come le passioni, costano carissime, sono le cose più care che ci siano, sono anche le più belle. La passione ti fa fare cose anche sbagliate, logico, ovvio, meravigliosamente giusto. Sono i tuoi straordinari errori, quelli che poi ti insegnano a crescere. Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Come fai? La fai. Chissà, qualcosa d'amore sa che sto parlando di cose abbastanza ovvie. Quante volte in amore sai benissimo che quella persona ti manderà al manicomio. Ma non ce la fai a dire di no. Ci caschi dentro quella magia, perché è giusto cascarci. Perché a 96 anni te la ricorderai, quel meraviglioso naufragio. E non ti ricorderai tanti anni passati da sei meno meno, annoiati, tutti uguali, sperando che ci sia la partita così non parliamo, sperando che Ferragosto passi presto. Vorremmo che dopo Natale non ci fosse Santo Stefano, che sennò si litiga. Quella vita un po' miserabile lì, quella vita che non vogliamo cambiare perché... Come diceva Sant'Agostino, che era un extracomunitario, una volta gliel'ho detto a Salvini, ho capito lo sconcerto, e non è di Varese, gli ho detto, mi spiace, Sant'Agostino non è di Varese, è africano, ed era anche un genio, e una volta ha scritto una cosa bellissima,
riguarda la speranza. Dicevo, la speranza ha due figli, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione per dire le cose che non ti piacciono, e il coraggio per cambiare le cose che non ti piacciono. Tutte e due assieme, eh? Perché sennò diventi il professionista dell'indignazione. Ne abbiamo già troppi. Quelli che si alzano tutte le mattine, ce l'hanno con qualcuno nel mondo, i cinesi,